Ben ritrovati dalla redazione del TG60 per questa nuova edizione del nostro telegiornale. Prima del sommario e delle notizie principali di questo nostro TG, una buona notizia che ci viene da Pistoia, ovvero il salvataggio di un cane da parte di agenti della Polizia di Stato. È accaduto questa mattina lungo la strada bolognese alle porte di Pistoia, dove un personale della volante della questura che era impegnato in un servizio di controllo del territorio ha notato l'animale vagare pericolosamente lungo la bolognese. Gli operatori, spiega la questura, sono così scesi dall'auto e dopo aver messo in sicurezza il cane hanno verificato che questo era scappato da un'abitazione nella zona di Capostrada. L'animale è stato così restituito poco dopo, con intuibile gioia, alla proprietaria. Ed ora i titoli del nostro TG. È una situazione di stasi quella per le imprese che operano nelle province di Pistoia e Prato. La fotografia è stata scattata a marzo dalla Camera di Commercio. Nel pistoiese calo dello 0,2%, dato negativo ma migliore di quello toscano e nazionale. Via ieri sera in Piazza Gramsci Italiana agli eventi del giugno. La serata sul palco in concerto la band Isola di White si è aperta nel ricordo delle vittime di femminicidio. Domani sera alle 19 al Pala Carrara la serie di finali playoff per la Giorgio Tesi Group che sfiderà Torino al meglio delle 5 partite. Code ai botteghini, grande attesa in città per il sogno promozione. Dunque l'avete visto dai titoli. Secondo i dati che sono stati elaborati dalla Camera di Commercio di Pistoia e Prato, a fine marzo 2023 l'economia dei due territori, rappresentata da oltre 56.000 imprese attive, tiene, anche se il tessuto imprenditoriale si trova in una situazione di stasi allo 0%. Le iscrizioni sono in calo, le cessazioni in ripresa in entrambe le province. Come solitamente avviene per i primi trimestri dell'anno, si riscontra un saldo negativo tra iscrizioni e cessazioni, ha commentato Dalila Mazzi, presidente della Camera di Commercio. Questo andamento è in parte fisiologico a causa della registrazione delle cessazioni che decorrono dalla fine dell'anno precedente ed in parte dovuto all'operazione di verifica e aggiornamento del registro delle imprese con la cancellazione d'ufficio di attività non più operative. Sono oltre 27.200 quelle che operano in provincia di Pistoia alla fine del primo trimestre 2023, in calo rispetto all'anno precedente dello 0,2%, un valore quest'ultimo comunque migliore rispetto alla media toscana che è del meno 1,5% e di quella nazionale che è a meno 1%. Complessivamente, oltre alle imprese attive che sono l'86,5% di quelle registrate in provincia di Pistoia, oltre l'8% è in attivo sospesa, il 4,3% è in scioglimento liquidazioni, l'1,8% in procedura concorsuale. A fine marzo 2023, spiega ancora la Camera di Commercio, la tenuta del tessuto imprenditoriale è riconducibile quasi totalmente al settore delle costruzioni e allo sviluppo sostenuto dei servizi. Che cresce sia nella componente servizi alle imprese sia per i servizi alla persona. Se la Regione dovesse accettare il ricalcolo dei volumi della discarica chiesto da Era Ambiente, l'impianto avrà ancora 9 anni di vita. Sulla vicenda della discarica del Cassero è intervenuto il Comune. Era Ambiente, gestore della discarica del Cassero, ha presentato a febbraio 2023 una richiesta alla Regione Toscana per autorizzare lo smaltimento di 382.000 metri cubi di rifiuti aggiuntivi per un ricalcolo della capienza dell'impianto, che dunque, se autorizzata, passerebbe da 3 milioni e 10.000 metri cubi a 3 milioni e 392.500 metri cubi. Qual è in proposito la posizione del Comune? L'amministrazione ha preso intanto di questa pratica protocollata il 14 febbraio da Era presso la Regione il 27 di aprile, quindi c'è stata qualche lentezza magari da parte della regione. Se questo ricalcolo volumetrico verrà accettato, saranno circa 9 anni di vita da oggi sostanzialmente, quindi dovrebbe chiudere nel 2032. Ovviamente sono stime, nel senso che poi dipende da quanti rifiuti giornalmente vengono scaricati, no? Non ne siamo felici perché questo vuol dire che la discarica durerà qualche tempo in più. Non abbiamo però, come dire, la competenza né tecnica né amministrativa e né
nemmeno giuridica per poter dire di no a questo tipo di ricalcolo. E vorrei però dire una cosa: c'è stata un'assemblea pubblica organizzata dal Comitato dei Cittadini, che è eletto appunto dai cittadini stessi e che serve a mantenere i rapporti tra cittadinanza e gestore dell'impianto, cioè Ambiente e amministrazione comunale, tant'è vero che il comitato è presieduto da un consigliere comunale, peraltro di minoranza, per dare le maggiori garanzie a tutti quanti. Però questa assemblea in realtà ha visto la partecipazione di moltissimi esponenti politici, ma di pochissimi cittadini. Ultimo tema, quello appunto della partecipazione, della trasparenza nelle decisioni. Lo sguardo è attento, noi abbiamo tra l'altro all'ufficio ambiente per la prima volta da sempre, dalla nascita della discarica, abbiamo intanto un ingegnere ambientale, quindi una figura specialistica, diciamo così, anche se non abbiamo compiti di controllo effettivo dal punto di vista normativo, però abbiamo chi sa leggere, diciamo così, i dati. Parteciperemo ovviamente alla conferenza dei servizi che verrà convocata dalla regione, dove non ci saremo solo noi, ma ci sarà ovviamente l'ARPAT, ci sarà il Genio Civile, ci sarà la sovrintendenza addirittura ai beni archeologici della Toscana, quindi insomma ci saranno tutta una serie di attori che ognuno per le proprie competenze, per le proprie specificità, dirà se questo ricalcolo volumetrico è corretto o meno. A Pistoia continuano i lavori per la realizzazione della rotonda tra via Enrico Fermi e lo svincolo della tangenziale est, così da rendere più sicura la viabilità principale in Sant'Agostino. Per permettere i lavori, spiega il comune, sono previste alcune modifiche alla viabilità sino al 23 di giugno. Andiamo adesso ad Agliana, dove si sono aperti gli eventi del giugno. La scelta è stata quella però di ricordare nell'occasione le donne vittime di femminicidio. Rossella 8 marzo, Petronilla 9 marzo, Rubina 9 marzo, Maria 10 marzo, Pinuccia 16 marzo, Alessandra 31 marzo. È il triste elenco delle donne uccise dal 1 gennaio 2023 ad oggi. Jessica 7 maggio, Anika 21 maggio. Si è aperto così il giugno aglianese sul palco centrale di Piazza Gramsci. Prima del concerto di apertura affidato all'isola di Wight, l'amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio alle vittime di femminicidio leggendone i nomi e donando una rosa alle donne presenti. Una serata speciale, abbiamo voluto fare una dedica speciale per tutte le vittime che dal 1 gennaio al 1 giugno sono state uccise, e sono ben 47. E niente, abbiamo messo delle sedie vuote con la targhetta del nome e una rosa per ogni vittima. Bisognerebbe forse più parlare, più dire i problemi che c'è nelle famiglie, perché non si può uccidere una persona come l'ultima Giulia con un bambino di 7 mesi per non si sa che cosa. Ecco. Si è conclusa ad opera di un gruppo di studenti della Scuola Superiore dell'Istituto Omnicomprensivo di San Marcello la realizzazione di un murale nella parete di confine che circonda un pezzo di terreno alla sede dell'OSPCGL nel centro montano. L'opera a tema orticoltura è una delle attività inserite nel progetto sottoscritto nel 2018-2019 dal dirigente scolastico, dall'OSPCGL della montagna e quello provinciale, e che comprende la realizzazione di un orto dove sono seminati ortaggi, piante aromatiche e un giardino curato dagli studenti e con loro dai nonni e dalle nonne pensionati dello SPCGL. E restiamo a parlare di scuola. Nei giorni scorsi al Pacini di Pistoia sono stati premiati studenti e studentesse che si sono particolarmente distinti. Con una cerimonia nell'aula magna della scuola, l'Istituto Tecnico Pacini di Pistoia ha premiato le studentesse e gli studenti che si sono distinti nelle varie discipline scientifiche e umanistiche nel corso dell'anno. Nello specifico sono state premiate con libri ed anche piccoli riconoscimenti in denaro le eccellenze in ambito scientifico, in italiano, matematica,
coloro che hanno conseguito le certificazioni linguistiche in filosofia, in informatica ed in amministrazione, finanza e marketing. Abbiamo pensato di fare una vera e propria festa per la premiazione, che è un rinforzo positivo per l'impegno che questi ragazzi hanno messo durante tutto l'anno e anche, devo dire, alla dedizione di tutti gli insegnanti che li hanno aiutati per raggiungere dei risultati che sono veramente eccellenti ed incommiabili. In particolare ci tengo a sottolineare che un nostro ragazzo di quarta delle scienze applicate è arrivato alle gare internazionali che dovrà ancora disputare, per cui per il nostro istituto veramente un orgoglio. Allora, la materia è scienze della terra, quindi geologia, astronomia, meteorologia. Essendo in quarta, alcuni argomenti non li avevo ancora fatti, quindi mi sono dovuto preparare da solo con l'aiuto della scuola. Ho fatto delle ore il pomeriggio in più per prepararmi e devo dire che tutti i vari successi via via che ho raggiunto sono sempre stati inaspettati. Non pensavo di arrivare a questo punto, però sono contento dove sono arrivato. La prossima competizione qual è? La fase internazionale, che si svolgerà ad Aosta dal 20 al 26 agosto di quest'anno. Ho preso la certificazione C1 di inglese, sto studiando lingua all'università, per cui è un traguardo molto importante, anche perché è un po' la coronazione dei 5 anni di liceo linguistico che ho fatto, insomma. Al linguistico ho studiato tedesco, spagnolo e inglese, adesso all'università ho scelto arabo. E gli studenti di prima media dell'Istituto Martin Luther King di Pistoia raccontano la biodiversità con il clima attraverso i generi del documentario di finzione e di animazione accaduto grazie ad un progetto, La piccola bottega dei film, realizzato dalla scuola in collaborazione con la direzione scientifica di Promocinema APS, Arci Pistoia, vincendo un bando del MIUR Cinema Scuola Lab riservato alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Gli studenti sono stati impegnati 2 mesi tra lezioni teoriche e laboratori pratici per conoscere le basi del linguaggio cinematografico, usando poi per girare altrettanti cortometraggi assieme ad esperti del settore. 3 corti hanno concorso all'ultima edizione del progetto Sigeniale della Fondazione Caripit. Veniamo adesso allo sport e parliamo di basket. Nicola Brienza ha parlato in conferenza stampa quest'oggi in vista della finale playoff che attende la Giorgio Tesi Group. Il servizio. Nicola Brienza, prima di parlare della futura sfida contro Torino, facciamo un passo indietro. Pistoia che ha superato Cantù con la fase orologio, 4 vittorie su 7 partite contro la formazione brianzola. È stata una bellissima serie contro una squadra di assoluto valore, con grandi campioni. Noi siamo stati bravi così a superarci, a mettere dei granelli di sabbia nel loro ingranaggio, a creargli dei dubbi e delle problematiche. Quindi il lavoro dei ragazzi è stato pazzesco. Siamo cresciuti, se teniamo appunto le 7 partite rispetto alla prima giocata qui al Pala Carrara dove perdemmo, siamo cresciuti anche come qualità di squadra, e questa è una cosa estremamente positiva, ovviamente A perché abbiamo passato il turno e B perché è stato un modo per comunque crescere ulteriormente e prepararci al meglio possibile per la finale. Questa finale vedrà 2 squadre non tra le più accreditate a inizio stagione, ma 2 squadre vere nel senso del gruppo. Ma sì, la cosa che balza all'occhio in questa finale è proprio la qualità dei gruppi di Torino e di Pistoia, ovviamente con caratteristiche diverse, però siamo molto simili, e il lavoro di coach Ciani è ben chiaro sul campo, e quello che i ragazzi cercano di trasmettere tra di loro è altrettanto ben chiaro, per cui noi dovremmo essere estremamente bravi a compattarci più di quanto di solito facciamo, perché ovviamente è una finale, le motivazioni sono altissime e bisognerà provare a fare qualcosa di speciale per continuare il nostro sogno. Sfida sabato alle ore 19 al Pala Carrara, la squadra non vede l'ora di scendere in campo. Sì, come sempre in questo momento della stagione, al netto delle stanchezze ovviamente delle partite, però c'è solo la grande adrenalina, la grande voglia di giocare e di confrontarci per, appunto come dicevo prima, per continuare il nostro sogno, per cui fortunatamente siamo a venerdì, per cui manca poco e niente, ci vediamo tutti quanti al Pala Carrara alle 19 e
uno super pubblico che per un'occasione così importante sono sicuro sarà veramente il sesto uomo in campo e ci darà quella spinta per provare, ripeto, a portare avanti questo sogno che abbiamo. E con l'invito finale della Barahonda biancorossa di indossare tutti una maglietta rossa. E a proposito del match, oggi dalle 17 alle 20 continua la prevendita dei biglietti al botteghino per la partita, prevendita che proseguirà domani fino ad inizio gara. Al momento sono stati venduti quasi 2.000 taglianti. E con questo è davvero tutto, grazie per l'attenzione. Vi lascio la programmazione di TVL ricordandovi che oggi pomeriggio vi proponiamo dalle 14.30 Sport d'estate, alle 15.15 Toscana Sprint, quindi si parla di ciclismo, e poi a seguire intorno alle 17.40 lo speciale dedicato al nuovo disco di Nick Begattini. Alle 18.05 c'è Ganzo. Con questo è davvero tutto, arrivederci.